È quasi Halloween! Tutti i mostri e i vampiri stanno tornando nel mondo dei vivi! Ladybug e Chat Noir non vedono l'ora di festeggiare Halloween con Lalilu! Trasformiamo una vecchia bambola in Centimals in Ladybug! Copri il viso con la giusta tonalità di pittura acrilica, quindi dipingi i capelli di blu. Taglia un largo nastro di raso per fare i capelli. Sigilla un bordo. Incolla i capelli. Fai due code di cavallo e taglia le estremità. Cominciamo a lavorare sul viso. Disegna il bianco degli occhi e le grandi pupille nere. Per prima cosa traccia i contorni con una matita. Quindi copri la maschera con la pittura acrilica rossa e disegna le macchie nere. Sopracciglia alte e un ampio sorriso. Questo è un trucco spaventoso! Dipingi le braccia. Misura la bambola su del tessuto atletico. Fai alcuni pezzi. Cuci un vestito nero a maniche lunghe. Decora la parte inferiore della gonna e i polsini della camicia con il tulle glitterato. Aggiungi una cintura in vita. Un collarino di pizzo come questo è il sogno di ogni strega! Taglia due cerchi diversi dalla gomma piuma nera. Taglia il cerchio più grande e forma un cono. Incolla del filo di ferro all'interno. Taglia il cerchio più piccolo in questo modo. Piega i tagli all'interno. Piega il filo per modellare la parte superiore. Copri tutto con la colla Elmer e cospargi di glitter neri. Decora il cappello con un nastro di raso e un ragno. Ladybug vuole essere una strega per Halloween! Non costringermi a lanciarti una maledizione! La nostra supereroina si sta preparando per una festa. Il mio vestito è finalmente pronto! Nessuno sa che amo pavoneggiarmi davanti allo specchio! Shh! Non dirlo a nessuno! Ecco chi ha preso il mio cappello! Grazie, micio! Crea la parte inferiore di una scopa con dei piccoli rametti. Incolla i rami su uno spiedino di legno e taglia il bordo. È fantastica per spazzare, ma una vera scopa da strega ha un aspetto leggermente diverso. Collega i rami con il filo di ferro, aggiungi consistenza con la colla a caldo. Dipingi ogni parte del suo colore. Evidenzia il manico con la pittura acrilica bronzo, decora la coda con una coccinella. Adesso una vera scopa da strega! Una scopa come questa è un must per ogni strega ed è il mezzo di trasporto preferito di Ladybug. Tocca a Chat Noir. Rimuovi le orecchie da una vecchia bambola in Centimals e incollale alla testa. Dipingi le orecchie di nero. E poi colora i capelli con i pastelli secchi. E dobbiamo tagliare le punte. Fatto! Rimuovi il trucco con il solvente per unghie. Aggiungi un paio di occhi di gatto. I suoi occhi sono ipnotizzanti. Disegna il pelo. Scurisci l'aria intorno agli occhi. Disegna dei piccoli peli. E non dimenticare un grande sorriso! Disegna dei piccoli denti e un naso rosa. Questo deve essere lo stregatto. Il suo sorriso appare sempre per primo. Taglia la parte posteriore e la parte anteriore di un top. Incolla i pezzi insieme e aggiungi le maniche. Adesso è il momento dei pantaloni. La pelle nera sta benissimo a Chat Noir. Dipingi gli stivali per abbinarli al vestito. I gatti hanno delle zampe così morbide. Trasforma le scarpe in pipistrelli. Aggiungi occhi giocattolo e zanne. Non c'è da meravigliarsi che i pipistrelli ascoltino lo stregatto. Fai una coda. Polsini e un colletto con lo scovolino. Abbiamo bisogno di una maschera di feltro. Taglia le aperture per gli occhi e provala.
diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite, Stregatto Noir. La casa è decorata per Halloween. Piccolo ragno, cosa fai qui? Ti riporto dai tuoi amici. Molto meglio. Qui vivono dei piccoli pipistrelli. Li lascerò liberi a mezzanotte. E questo è il mio piccolo Kwame. Anche lui si è travestito per Halloween. Rimuovi il trucco della bambola LOL con il solvente per unghie. Disegna gli occhi di gatto. Aggiungi pupille e macchie bianche. Realizza le orecchie con l'argilla leggera. Copri l'intero pipistrello con la pittura acrilica nera. Kwame ha due zanne affilate. Realizza tre antenne con il filo di ferro. Kwame ha due enormi ali di feltro. Questo nuovo look ha dato a Plug un nuovo superpotere. Ora il Kwame può emettere rumori ad ultrasuoni. Plug ha fatto amicizia con una famiglia di pipistrelli. Adesso è il loro leader. E i Kwame parlano delle loro avventure notturne nel tempo libero. Trasforma una LOL Lil Sis nel Kwame Tiki. Copri la testa con l'argilla da modellare. Dipingi l'intera figura di rosso. Disegna due grandi occhi azzurri. Aggiungi le ciglia e un bel sorriso. Disegna un cerchio nero sulla testa. Incolla due pezzi di lenza e dipingili per abbinarli al corpo. Tiki sembra una coccinella con le sue due antenne. Questo è il nostro primo Halloween con Ladybug. Mi assicurerò che tutto vada bene. Un pezzo di stoffa e il filo di ferro hanno trasformato Tiki in un piccolo fantasma. Sei spaventata? Wow, i fantasmi sono ovunque in questo periodo dell'anno. Non sanno ancora come spaventare le persone. Ma hanno tempo per studiare prima dell'esame alla scuola dell'orrore. Hanno una notte intera per imparare. Chat Noir sta aspettando il suo secchiello di dolci. Taglia l'eccesso. Lima con una lima per unghie. Possiamo fare un manico stabile per il nostro calderone col filo di ferro. Crea una palla di argilla leggera. Taglia una zucca a metà e usane metà come coperchio. Aggiungi una foglia. Questa lanterna ha un sorriso davvero carino. Riempila di dolcetti. Non c'è da stupirsi che Chat Noir abbia così tanti dolci. Chi può dire di no allo Stregatto? Ha un intero baule di dolci a casa. Lo aggiungerò alla mia raccolta. Ho abbastanza dolci per un anno. Crea un calderone con un contenitore dell'ovetto Kinder. Rimuovi una metà e fai due buchi. Aggiungi un manico di filo di ferro. Copri il manico con la pittura argentata. Aggiungi alcuni tratti casuali. Prendi l'argilla leggera. Abbiamo tutti e quattro i colori. Arrotolali. E mettili nel calderone. Riempi con caramelle e biscotti decorativi. Ho quasi dimenticato i dolcetti! Ladybug prende il calderone e vola alla festa. Ladybug e Chat Noir hanno incontrato i loro amici prima di fare dolcetto scherzetto. Siete pronti a spaventare un sacco di persone? È facile! Che ne dite di quella casa? Ha delle decorazioni davvero spaventose. Sono preparati ad incontrare dei mostri. Ah, forse lì ci vivono dei veri mostri. Ho sentito che è stregata. Ho visto un'ombra! Scappiamo! Ah, è un fantasma! Aiuto! Boo! Diventiamo amici! Non è facile sbarazzarsi dei fantasmi. Credi nei fantasmi? Diccelo nei commenti. Metti like al nostro video, iscriviti alla Lilù e fai click sulla campanella, così non ti perderai nessuno dei nostri nuovi video.